Allora, vediamo gli sparatori. La task force per liberare lo stadio dalla neve, te la faccio vedere, eh. Attenzione, si sono scatenati. C'era un trattorino che era lo stesso di quando hanno rinviato Parma Juventus qualche anno fa, ti ricordi? Per impraticabilità. E poi guardali là, guarda che task force. Tipico lavoro all'italiana, uno spara e uno fa il tipo, uno spala, uno fa il tipo e ci deve essere anche uno che guardava e alla fine tutta questa operazione poi, no, se c'è anche il capolato, guarda quanto hanno sparato, lì il cerchio, lì in mezzo alla curva. Piove e nevica sul bagnato, amico mio, piove e nevica sul bagnato. Immagine tristissima, sembra il 1972-73, l'unica cosa che capisci è che oggi che c'è il colore delle immagini, però come intervento sul campo di un altro tempo proprio. Veramente una task force. Vorrei capire come si chiamavano quei due poveri signori che tra l'altro erano lì, poveracci, con un pallone, come possono fare? Tutti insieme, assolutamente È impossibile. una metafora. C'era Mancini che si era intrufolato perché ieri ha detto una cosa importante e ce la voleva dire. Prego. Vai, Mancio, adesso è il tuo momento, ce la puoi fare. Dici la cosa che ci dovevi dire, perché era una cosa che tra l'altro diciamo che era per tutti i tifosi. Facciamo vedere la formazione che ha scelto Mancini. Prima lui, anzi parliamo.